Segnali musicali e notizie nella notte. Un programma ideato e condotto da Rudy Siri e Stefania Nicoletti. Buonasera, buonasera a tutti quanti e bentornati qui su Forme d'Onda, come sempre. Buonasera da Rudy Siri e da Stefania Nicoletti, buonasera a tutti. Allora, questa sera abbiamo con noi Silvia Pepe da Londra, se non sbaglio, o comunque dall'Inghilterra, no? Dall'Inghilterra, sì. Io avevo capito male. Ciao, allora la salutiamo subito, dato che l'hai già citata. Ciao Silvia, benvenuta. Ciao Stefania, ciao Rudy, grazie per avermi invitato. Io in realtà abito un po' più sopra di Manchester rispetto tra Manchester e Liverpool, per cui sono più al nord dell'Inghilterra. Okay. Però comunque sempre l'isola è. Sempre in quell'isola stai. Va bene, allora io lascerei la parola a Stefania, che introduce un po' la puntata, introduce anche te come ospite, come nostra gradita ospite, perché parliamo appunto di Unfortunate, insomma vogliamo sapere un po' di cose, insomma vai. Sì, io sono particolarmente contenta per questa puntata perché Dion Fortune è un personaggio che amo moltissimo da anni ormai, ho letto i suoi libri e mi piace proprio come figura dell'esoterismo e della spiritualità, e quindi sono molto contenta che riusciamo a fare una puntata tutta dedicata a lei, alla sua vita, alle sue opere, a quello che ha trasmesso nei suoi libri e nei suoi insegnamenti. E però prima di introdurre lei come figura, io farei un'autopresentazione da Silvia. E quindi Silvia, dici qual è il tuo percorso, che cosa fai nella vita, qual è stato il tuo percorso sia con Dion Fortune sia in generale comunque nel cammino spirituale. Perfetto, grazie Stefania. Allora, dunque, posso dire che il mio percorso è iniziato alla nascita, nel senso che ho avuto, tra virgolette, la fortuna di avere un coma di 7 giorni e sono stata in quel tempo istruita da alcuni maestri disincarnati, ovviamente riguardo la vita terrena che avrei percorso.
Ecco, poi tutto è andato di seguito, poiché alcuni studi teorici e pratici crescendo mi hanno portato appunto sul sentiero iniziatico di Dion Fortune. Ma prima ancora, ovviamente questo non è avvenuto subito, prima ancora ho lavorato in alcuni reparti di alcuni ospedali italiani come terapeuta, associando la guarigione esoterica in termini olistici ovviamente alle cure allopatiche. Mi sono occupata di ricerca contro il cancro, malattie autoimmuni, ovviamente sempre utilizzando i principi della medicina esoterica. In seguito, diciamo crescendo, ecco, mi sono poi occupata di dei corsi, di vari corsi, ad esempio della visione sull'aura, meditazione, visualizzazione, respirazione, ed in seguito della cabala mistica, per l'appunto. Dunque, sono venuta ad abitare in UK 12 anni fa e da qui ovviamente ho integrato e ampliato quello che era il mio percorso esoterico, andando proprio sui luoghi dove John Fortune aveva i templi, e per cui ho potuto ovviamente essere parte integrante di questo percorso in tutto e per tutto. Ecco, ho scritto alcuni testi sulla guarigione metafisica, da prima umana e animale, ma ultimamente mi sono proprio solo più dedicata a questo sentiero, e quindi ho tradotto per la casa editrice Psiche la formazione e il lavoro di un iniziato, ovviamente, di Dion Fortune, la cabala mistica, questo meraviglioso grande testo che potrei definire un'opera, la dottrina cosmica, che tra l'altro uscirà a giugno. Ho scritto il commentario alla cabala mistica e ora prossimamente tradurrò le meditazioni mistiche di Dion Fortune, che in italiano non ci sono ancora, e mia intenzione è continuare sul percorso del sentiero sacro di Dion Fortune, quindi scrivendo tutto ciò che è stato occultato dopo la sua morte, quindi riguardanti i sentieri ad esempio, sulla base di documenti inediti e anche tramite il lavoro sui piani interiori. E il mio obiettivo finale, diciamo, che è quello di riesumare tutti gli scritti di Dion Fortune e ovviamente andare avanti in questa strada, in questo sentiero iniziatico. Questo è un po' il quadro generale, insomma, riassunto. Ecco, quindi passiamo all'introduzione di questa figura, e quindi cominciamo a parlare un po' della sua vita, di quello che è stato anche il suo percorso spirituale iniziatico, perché lei comunque come figura è poco conosciuta, cioè diciamo è conosciuta negli ambienti di chi pratica esoterismo e chi conosce insomma questi mondi, ma poi viene più che altro citata proprio per la cabala mistica come testo, ma forse come figura, anche come biografia, è poco conosciuta. Sì, non è molto conosciuta, soprattutto in Italia. Qua in Inghilterra devo dire che la conoscono in molti, però ovviamente essendo lei nata qui ed essendo stato quel periodo, i primi Novecento, fino circa la metà del Novecento, molto intenso come opera iniziatica, non solo di Dion Fortune, ma anche di altre persone che hanno veramente dato la loro vita per questo lavoro, diciamo che si sente di più questo nome. Soprattutto a Glastonbury, dove lei praticava spesso, quindi diciamo che girando per le vie di Glastonbury la conoscono tutti, ecco, questo assolutamente sì. Dunque, Dion Fortune, partendo proprio dalla sua nascita, è nata il 6 dicembre 1890 in Wales, quindi in Galles, in un piccolo paesino, da un papà avvocato e una mamma guaritrice, anche questo non è da sottovalutare. Dunque, diciamo che lei ha avuto fin dall'inizio, fin dalla nascita, ha dato segni di essere particolare, di essere una persona speciale, ecco, che percepiva, che sapeva ascoltare proprio al di là della verbalizzazione.
E a 4 anni cominciò a vedere, ad avere visioni e avere ricordi di un'antica civiltà che lei definiva essere Atlantide. E anche questa è una cosa veramente incredibile, bellissima. Dunque lei diceva alla sua mamma di essere stata una sacerdotessa del Tempio in una vita precedente e quindi si riferiva ovviamente ai tempi di Atlantide. È sempre stata una bambina veramente molto dinamica, intelligente, ha scritto poesie, ha iniziato a scrivere poesie già da piccolissima e all'età di 13 anni ha scritto il suo primo libro di poesie. Ovviamente aveva già visualizzazioni, era ipersensibile, diciamo che lavorava già con il sottile, anche se lei non lo identificava così, questo tipo di lavoro, ma come come dire, delle fantasie, ecco, da ragazzina. Siccome era una ragazzina molto indipendente e determinata, allora a 20 anni entrò nello Studley College nel Warwickshire e lì voleva imparare a fare a lavorare la terra, a fare la giardiniera, insomma, coltivare i fiori, che a lei piacevano tra l'altro tantissimo. Purtroppo imbatté in questo college in una persona, questo direttore molto, diciamo, terribile, che possedeva molte conoscenze rispetto all'occulto, si intendeva di ipnosi, e secondo Dion Fortune, questo dichiarato ovviamente in un secondo momento perché era così giovane da non poter conoscere questo tipo di cosa, avrebbe praticato della magia nera. Questo signor dottor Hamilton, in poche parole, rovinò purtroppo la reputazione del personale di questo college, tant'è che questo college poi decadette, diciamo che dovette gestire una brutta nomea in quel periodo e per essere in quel periodo non era da poco, e derubò addirittura gli studenti di quel college dei loro soldi. Violetta a quel punto decise di andarsene ma il direttore ovviamente si oppose a questa sua scelta, ma non solo, la prese da parte e le disse che lei doveva ammettere davanti a tutti di non aver avuto, di non avere, scusate, fiducia in se stessa e di essere un incompetente. E ripeté questo per 4 ore, fece ripetere questo a Violet per 4 ore. Dopodiché ovviamente lei ebbe un crollo, tant'è che appunto crollò nella sua stanza in uno stato di semi-incoscienza dove rimase per 30 ore. Dopo di questo i suoi genitori ovviamente andarono a prenderla e la riportarono a casa. Col senno di poi lei disse che la sua aura era stata danneggiata da questo attacco e perdeva energia, non solo energia personale, ma anche la sua aura non riusciva più a interagire con quella cosmica e quindi ovviamente non c'era uno scambio adeguato di vibrazioni così sufficiente da fare in modo di riservarle un equilibrio durante la vita di tutti i giorni. Quindi lei rimase veramente molto influenzata da tutto questo episodio, si indebolì fisicamente ed emotivamente e così rimase per diversi anni. E questa esperienza la fece riflettere sia sui poteri della mente che in questo caso avevano veramente influito in un modo direi diretto e corrosivo, e allora cercò una soluzione a tutto questo, iniziò uno studio in psicologia e si iscrisse all'Università di Londra. Quindi all'età di 23 anni lei divenne uno dei migliori psicanalisti e tra l'altro ben pagati di Londra, e quindi direi che aveva tutto
tutte le carte, ecco, per essere una persona veramente ottima. Dunque, ecco, lei ha iniziato ovviamente i suoi studi con Freud, ha seguito a studiare con Jung, lei concordava che queste due persone meravigliose, sia Freud che Jung, avessero diciamo una grande teoria in grado di guidare e di porgere una mano alle persone che avevano dei problemi psicologici, ma sentiva che c'era qualcosa di più da poter dare e che la psicologia non era da solo sufficiente per aiutare appunto le persone che a lei si rivolgevano. Quindi negli anni circa 29-30 lei non solo scrisse il suo famosissimo libro sull'autodifesa psichica in relazione all'argomento che abbiamo appunto citato prima, ma si dedicò a studiare un qualcosa di diverso. Ecco, che cosa? Lei andò nella biblioteca, ecco, tra l'altro fornitissima la biblioteca dello studio universitario di London riguardo alla psicologia, e lì si avvicinò alla società teosofica. Diciamo che non fu un problema per lei mettere le due cose insieme e iniziare, diciamo, ad ampliare la sua visione rispetto ad un concetto che era ovviamente soltanto di tipo psicologico. E dunque, dopodiché a un certo punto lei incontrò un grande personaggio. Questo personaggio era, sicuramente lo conoscerete, era il famoso dottor Moriarty. Il dottor Moriarty è colui, tra l'altro lei ha scritto anche un libro su lui, ma questo veniamo dopo. Alla fine della Prima Guerra Mondiale lei lo incontrò ed era una persona veramente molto particolare, è stato il suo maestro, il suo tutor, e ha fornito lei, diciamo, la base per iniziare poi tutto il suo percorso, quale poi mago e insomma tutto il resto, non oso occultista, ma anche tutto il resto, perché lei non era soltanto una figura di mago e occultista, ma era anche una donna, direi, con doti e qualità speciali che per l'epoca non era, diciamo, così usuale. Allora, ecco, torniamo a Moriarty. Era un mago, un massone, un mago solitario e un occultista, appassionato tra l'altro alla psicologia e alla guarigione, quindi si sono incontrati con dei discorsi, diciamo, molto simili, con degli interessi sullo stesso filone, sulla stessa onda, e hanno iniziato questo percorso insieme che è durato parecchi anni. Allora, Moriarty era convinto che le malattie fisiche e quelle mentali potessero essere spiegate soltanto indagando sulle vite precedenti. Ovviamente di lì iniziò uno studio con Violet e andarono a comprendere come mai questi attacchi mentali, questi attacchi psichici prendevano piede così facilmente nelle persone, ecco, e scrissero molto su questo. Moriarty, tra l'altro, sapeva anche leggere l'energia dell'aura, proiettare il suo corpo astrale, far apparire addirittura degli oggetti provenienti da luoghi sconosciuti nella stanza. Sapeva come funzionava il cosmo, quindi era una cosa veramente particolare per l'epoca, un uomo dalle grandi qualità, e ricordava le vite precedenti. Lui diceva di essere stato un sacerdote in Egitto e di essere stato d'Atlantide, e fu per questo probabilmente che si trovò in sintonia, in grande sintonia con Violet da subito. Oltre a tutto questo, che era già abbastanza di per sé, lui era anche un appassionato di astrologia e sapeva come far fronte alle entità in caso di attacco, o entità o ovviamente forme pensiero. Quindi diciamo che Moriarty
fece scuola, fu il maestro di Violet, fino a che lei non ebbe una sufficiente conoscenza della tradizione del mistero occidentale, quindi le diede, che dire, il bel pacchettino di base per, come si diceva prima, per poter camminare sul sentiero. E ho citato prima appunto il libro di Dion Fortune, I segreti del dottor Taverner, e in questo libro è proprio citato Moriarty. Lei cambiò il nome da Moriarty in Taverner, ma disse che tutto ciò che aveva scritto su quel libro erano cose assolutamente vere, ma non solo, addirittura persino alleggerite per poterle raccontare, per poterle scrivere. Ecco. Mi è piaciuta molto una cosa che nell'introduzione di questo libro lei scrive: al dottor Taverner ho il più grande debito della mia vita, senza di lui non ci sarebbe stata la presente di Dion Fortune, per cui diciamo che lei le era grandemente riconoscente. Ecco. Dunque, dal 1916 al 1919 più o meno, sono date ovviamente approssimative perché non possiamo sapere tutto alla precisione, lei addirittura ha prestato servizio nell'esercito femminile, dove si è trovata in un laboratorio da sola e qui ha iniziato a sviluppare le prime visioni astrali, così si dice. In realtà, secondo me, ha continuato sulla strada delle visioni astrali, perché lei le ha sempre avute fin da piccola, ma non sapeva fossero tali. A questo punto lei decise di intensificare i suoi studi nella società teosofica, tornò alla biblioteca e per trovare delle spiegazioni a queste sue visioni, perché appunto non sapeva come definirle, in che contesto porle. Lei non era, diciamo, completamente d'accordo con Madame Blavatsky, che all'epoca era veramente molto conosciuta, però comunque si trovava d'accordo con la teoria in generale. Ecco. Diciamo che c'è una cosa che l'ha colpita molto, quando lesse in un libro La confraternita della grande loggia bianca che guida l'evoluzione dell'umanità, a lei scattò un qualcosa all'improvviso, un po' come se il suo sé superiore fosse esploso, fosse diventato raggiante in quel momento e si fosse connesso a qualcosa di veramente grande che lei definì proprio in seguito essere appunto il cosmo, il collegamento con il cosmo e con i maestri ascesi. E fu proprio in quel momento in cui Violet sentì il bisogno di contattare questi maestri che già sentiva, già vedeva fin da piccola, le si presentavano in sogno, ma assolutamente non sapeva, come si diceva prima, identificare. 10 notti dopo questo episodio si dice che lei sognò di trovarsi appunto nella biblioteca della società teosofica. Un lato della stanza si aprì all'improvviso e lei si trovò sull'altopiano dell'Himalaya, inginocchiata davanti a due dei suoi maestri. Uno aveva una veste bianca ed era il maestro Gesù, e l'altro aveva una veste blu indaco e sentiva un grande maestro che lei da subito adorato, e chiese ovviamente di entrare al suo servizio. E lei è stata, diciamo, accettata come allievo di questi maestri e con il tempo imparò ad essere, come dire, servitore, servitrice di questi maestri. E i giorni successivi a questo tipo di illuminazione, così possiamo chiamarla, a lei tornò chiaro il ricordo delle incarnazioni passate, che iniziavano ovviamente ad Atlantide, e da lì si smosse veramente il mondo, perché le si ampliò la coscienza, il sé inferiore si connesse con il sé superiore e lei fu resa
le fu porta sul vassoio, come si suol dire, d'argento, la possibilità di continuare realmente a fare quello per cui lei si era incarnata. E dunque, proseguiamo poi insomma con il suo percorso, che tra l'altro fu veramente molto importante. Lei rimase pochi anni, ma fu molto importante per lei. Nel 1919 lei entrò in Golden Dawn ricercando, che è ovviamente l'ordine ermetico, un ordine ermetico, una società che si dedica allo sviluppo spirituale, filosofico, ma soprattutto magico. E in questo periodo di tempo lei ricercava la guarigione per se stessa, poiché questo attacco, l'attacco citato antecedentemente, aveva lasciato dei grandi segni nella sua coscienza e delle ferite, diciamo le tipiche ferite invisibili che a lei producevano ancora molto dolore. Quindi al momento in cui lei fu iniziata in Golden Dawn, subito dopo la cerimonia, si può dire, a detta di lei, i suoi problemi mentali, sia mentali che fisici, scomparvero per non tornare assolutamente mai più. E ancora una volta, ovviamente, ha iniziato ad avere illuminazioni che le davano la possibilità di andare a ricordare altre vite precedenti, ma non solo, di rimanere in connessione costante con quelli che erano i suoi, quelli che erano e che saranno che saranno venuti dopo in connessione con lei. Dunque, durante tutto il periodo della Golden Dawn lei ha trovato un ottimo insegnante che noi conosceremo dopo, che citeremo più tardi, è Maia Trakel-Hais. Questa Maia aveva una conoscenza eccezionale dell'occultismo e per Dion Fortune fu un'eccezionale maestra, posso dire alla pari di Moriarty. Era lei stessa abile nell'uso della magia rituale, per cui diede a Dion Fortune anche in questo caso le basi in un altro senso, ecco, mentre Moriarty le aveva dato le basi, diciamo, filosofiche, teoriche, ma anche pratiche sotto un altro aspetto. Invece Mahia ha donato a Dion Fortune una formazione costante e diciamo pratica nell'attività magica, ma non solo, anche nella transmedianica. In tutto questo, diciamo che Dion Fortune cresceva ed era sempre più a disposizione dei maestri. Lei stessa diceva di essere appunto il servitore degli dèi e un buon canale in terra che ha appunto condotto non solo delle buone ricerche, ma ha fatto anche un buon lavoro in questo senso. Nel 1920 Dion Fortune scrisse La filosofia esoterica dell'amore e del matrimonio, basandosi sul concetto esoterico del sesso e della polarità sessuale, di cui tra l'altro si è occupata in quegli anni. Questo libro fu seguito negli anni successivi, subito dopo, dall'occultismo sano. E però a questo punto quella che era Moina Mathers, ossia la moglie di McGregor Mathers, entrambi i conduttori, diciamo così, della Golden Dawn dell'epoca, si sono infuriati perché hanno pensato che lei stava tradendo i segreti dell'ordine. Assolutamente non è stato così, perché lei non aveva raggiunto il grado sufficientemente alto per accedere a tali segreti. E, a detta di lei, questo tipo di segreti, questo tipo di conoscenze le erano stati dati in trance, ma non è stato sufficiente questa dichiarazione, tant'è che Moina Mathers la attaccò astralmente. Questo fu il secondo attacco da cui lei dovette difendersi.
A quel punto però Dion Fortune era preparata sia come base teorica sia a livello pratico da Moriarty in un primo momento e da Mahia in un secondo momento, e a quel punto riuscì a far fronte a questi attacchi astrali e quindi di conseguenza diciamo vincere questa battaglia. Ovviamente in quel momento la Golden Dawn, come dire, sbatté fuori proprio non neanche tanto gentilmente Dion Fortune all'ordine. Dion Fortune a quel punto, ovviamente sulla strada, non volendo abbandonare tutti i suoi studi, decise di formare la sua società segreta, quindi la Inner Light Fraternity, che nacque a Glastonbury. Ecco, i primi anni di Glastonbury, ovviamente, che era la, diciamo, l'Atlantide perduta, quella che l'isola di Avalon, quella che si chiama l'isola appunto di Avalon, lei era rimasta non solo colpita e attratta, ma direi in qualche modo coinvolta profondamente in tutto e per tutto, poiché l'energia che si sente in Avalon, alla Tor, Charlie Swell, alle acque sacre, il White Spring and Red Spring, è veramente molto forte. E quindi lei considerava ovviamente Glastonbury il luogo più sacro della terra, della madre terra, e un luogo dove ovviamente vigevano delle forze, grandi forze elementari, che andavano davvero molto bene a tutto il lavoro, insomma. Quindi lei iniziò la sua transmediana nel 1921, sotto la guida di Mahia, come si diceva prima, in Glastonbury. E questo veniva semplice, dato le forze che c'erano, ma non solo, che ci sono ancora oggi in Glastonbury. E qui ha scritto tra l'altro il libro, pochi anni dopo, Avalon nel cuore. E questo ovviamente racconta della sua relazione d'amore con Glastonbury, che a mio avviso non è terminata neanche adesso, ecco. Dunque, lei si interessò profondamente delle leggende arturiane, tra l'altro che vivono in Glastonbury, del folklore mistico, magico che è incentrato nella zona, ma non solo, spesso visitava il Chalice Well, dove lavorava, operava, praticava magia, faceva rituali. E qui incontrò in una sera di luna piena del 1922 Charles Thomas Loveday, che tra l'altro è famoso, ecco, per chi sa la storia di Dion Fortune. Diciamo che è stata una persona veramente molto importante anche lui. Si sono incontrati, si sono realmente immediatamente piaciuti, è nato una sintonia incredibile, tant'è che la prima sera, in questa sera tra l'altro accompagnata dalla luna piena con grandi energie vibrazionali, loro sono subito corsi alla Tor a praticare insieme un rituale. Non solo Charles divenne il suo segretario, ma in seguito anche la sua spalla destra, e Dion Fortune si occupò di magia con lui per il resto della sua vita. Tant'è vero che una cosa che mi apre sempre il cuore, loro sono sepolti vicino nel cimitero di Glastonbury, sono morti, hanno lasciato la loro vita terrena a differenza di un anno l'uno dall'altro, e sono stati sepolti vicino. È una cosa incredibile che mi fa veramente una grande tenerezza. Dunque, quindi Charles Loveday nel 1924 decise di comprare un pezzo di terra sotto la Tor, in Well House Lane, che è proprio di fronte a Chalice Well. Fortunatamente questo pezzo di terra era un frutteto di mele incurato, per cui non valeva tantissimo, e riuscì a comprarlo a un basso costo.
Però mancava qualche cosa, quindi mancava una sorta di tempio per iniziare con qualcosa dove operarci all'interno. Quindi successivamente, ma proprio poco dopo, acquistò anche una baracca dell'esercito che era rimasta inutilizzata, e lì ricostruirono una capanna e la chiamarono Charlie's Orchard. E questa è tra l'altro famosissima in Glastonbury ancora adesso. Diciamo che quella è stata la base che a Dion Fortune mancava in quel momento per poter finalmente davvero dare inizio alla sua società Inner Light. E allora il frutteto di Chalice Well è diventato ovviamente il fulcro del lavoro sul piano interiore. Spesso tutte le sere Charles e Dion Fortune passavano dalla Red Spring, quindi l'acqua rossa, alla White Spring, l'acqua bianca, a questo pozzo magico Chalice Well, e scrissero veramente molto riguardo a tutta l'energia magica che appunto vi era in quel contesto. E dunque, durante l'estate, tra l'altro, loro aprirono questo frutteto, questa terra che era diventata nel contempo magica, e il loro capanno, come centro spirituale per accogliere le persone e per diffondere, diciamo, la loro opera. Ecco. Dunque, ecco, questo per parlare un po' del loro lavoro, visto che finora non abbiamo citato nulla. Dion Fortune lavorava con il suo gruppo e spesso e volentieri, come detto prima, lei cadeva in trance, quindi lei andava in trance e raggiungeva in un attimo, data l'esperienza, i suoi maestri spirituali, i suoi maestri disincarnati. Quindi loro utilizzavano generalmente una sorta di rituale prima e dopo, come apertura e chiusura. Nel frammezzo lei si sdraiava al centro del suo gruppo, tutti gli altri facevano da sponda, lei faceva qualche respiro profondo, si concentrava sui simboli astratti che tra l'altro utilizzavano molto spesso per arrivare a connettersi con le energie cosmiche, e andava su un altro piano. A questo punto il pensiero non può più interferire, quindi si è certi di comunicare con i piani superiori o interiori, come li chiamava lei. Quindi alla fine, via il pensiero, una volta sparito il pensiero, lei si separava dal suo corpo completamente e viaggiava nel suo tempio interiore, così come lo chiamava lei, e dove veniva accudita dai suoi maestri spirituali, dai suoi maestri ascesi. Questi maestri davano lei delle indicazioni, ecco, che poi lei trasferiva in scrittura quando si riprendeva, ma non solo, davano lei del lavoro pratico. Dunque, un maestro, diciamo che quando i maestri cercavano di entrare in contatto con il suo corpo fisico, tutti coloro che stavano intorno a lei, quindi il suo cerchio di protezione, il suo gruppo, sentivano, questa è una cosa incredibile che mi ha sempre fatto pensare, sentivano tutti assieme scricchiolare il legno. A quel punto era come se fosse un saluto, quindi come se i maestri ascesi aspettassero che il gruppo li salutasse. Una volta che loro porgevano il loro saluto ai maestri ascesi, a quel punto il canale di comunicazione si apriva per tutti, non soltanto per Dion Fortune. E non a caso è stata scritta qui la dottrina cosmica negli anni a venire, insomma, in 3-4 anni. E durante questa comunicazione ovviamente si verificavano fenomeni riguardanti
tutti gli elementi, non so, ecco, che si potevano definire attraverso il vento, il suono o addirittura veri e propri mutamenti di oggetti fisici. Quindi questo, diciamo, questa identificazione, se così posso osare, avveniva proprio nell'elemento materico. Ecco, quando Dion Fortune fu canale del suo futuro, quello che era poi sarebbe stato il suo futuro libro, La dottrina cosmica, si dice, anche questa è una cosa incredibilmente bella, che le fiamme delle candele accese si innalzarono per quasi 1,5 metri di altezza. Quindi immaginate questa... fa di nuovo aprire il cuore soltanto a pensarla. Immaginate la visione del cerchio di protezione che in quel momento aveva intorno come gruppo e l'espressione di amore del cosmico che hanno potuto sentire, percepire tutti quanti in quel momento. Ecco, ovviamente le forze elementari della Thor in quel caso sono state ampiamente utilizzate per ottenere un canale di quel tipo, ecco. Diciamo che in un altro posto probabilmente non sarebbe avvenuta una connessione così bella e così ampia. Ecco, lei disse che durante questa trance si fecero conoscere diversi maestri, di cui tre in particolare: un greco, un avvocato e un soldato. Lei li chiamava i suoi capi segreti, quelli che le davano per l'appunto la conoscenza, che la istruivano. Dunque, Dion Fortune diceva di questi maestri che non erano maestri ascesi come quelli con cui lei generalmente veniva in contatto, ma facevano parte del piano inferiore, oppure non inferiore perché era meno, ma inferiore perché era di un altro grado. Semplicemente queste persone, diciamo queste entità, erano adepti ascesi, quindi senza un corpo fisico, che avevano acquisito la saggezza, per cui non erano né dei né angeli, erano semplicemente persone ascese. Diciamo che, ecco, lei tendeva a sottolineare quello che loro sono, possiamo diventarlo anche noi, quindi nulla di così mostruosamente inidentificabile, ecco. E dunque, lei diceva che pensando a loro, stabilendo un contatto con loro, sarebbe stato possibile entrarvi in contatto, e che queste forme di pensiero astrale sono i canali attraverso cui lavorano tutte le forze invisibili. Quindi, come già detto prima, lei utilizzava il metodo delle immagini. Dunque, questo un po', diciamo sempre... stringendo, perché altrimenti ci vorrebbero facciamo una piccola pausa adesso, ci ascoltiamo una bella canzone, così tu riprendi anche un po' fiato, perché insomma sono quasi 3/4 d'ora che parli, insomma noi non ti interrompiamo. Facciamo una piccolissima pausa e poi, ecco, volevo chiederti il suo nome, perché prima parlavi di Violet o Violette. Evidentemente lei poi ha cambiato il suo nome, o lo dico insomma anche per chi non la conosce, insomma, perché sennò poi non si capisce bene. Certo, chiedo scusa, mi sono dimenticata assolutamente. Non ti preoccupare. Ho dato per scontato che questo fosse insomma risaputo. Allora, lei sì, il suo nome di nascita, di battesimo, era Violet Mary Firth, okay. Mentre il nome Dion Fortune lei stessa l'ha scelto durante la prima iniziazione Golden Dawn, quindi okay. Deo non fortuna, che poi ha un significato veramente molto bello, molto grande anche questo. Ovviamente non è stato scelto a caso ed è poi rimasto appunto come Dion Fortune abbreviato, questo okay. Sommando bene.
Allora, mettiamo questo brano che io vorrei veramente con tutto il cuore dedicare a questa grande persona che se n'è andata, purtroppo. Parlo di Giulietto Chiesa, che io ho avuto diciamo l'opportunità di conoscere ad ottobre, perché ero stato presente insomma a quella conferenza che adesso poi tra l'altro sta girando parecchio insomma in rete, che era stata ripresa proprio a Torino l'11 di ottobre, se non sbaglio. In quell'occasione ho avuto l'opportunità diciamo di conoscerlo, di avvicinarlo, e avevamo con lui tentato insomma di programmare una puntata qui a Forme d'Onda, che poi purtroppo è saltata e non siamo riusciti più a recuperare insomma poi e purtroppo insomma poi è successo quello che è successo insomma. E quindi con tutto il cuore dedico diciamo questa bella canzone a lui, Across the Universe, sperando che lui, anche se essendo stato insomma una persona molto diciamo materialista, però io sono stato poi particolarmente colpito durante quella conferenza, perché lui poi ha detto delle frasi che veramente mi hanno in qualche modo mi hanno anche un po' scaldato il cuore, perché aveva detto insomma delle cose, evidentemente, chi lo sa, presagiva che comunque la via totalmente materialista e totalmente atea non era quella giusta. E quella cosa insomma mi colpì. Ricordo insomma che poi mi sono avvicinato lì al tavolo, mi sono presentato, insomma c'è stato un piccolo scambio di battute, ci siamo scambiati i numeri e avevamo concordato insomma poi questa puntata, che poi purtroppo non si è più fatta, e con grande rimpianto poi tra l'altro, perché non c'è più. Quindi ci ascoltiamo dei Beatles, Across the Universe. Allora, rientriamo in voce anche con Stefania, penso. Ci sta, sì. Stefania? Ci sei, Stefania. Allora, niente, non so se tu hai qualche domanda oppure proseguiamo direttamente nel racconto. Beh, sì, io farei proseguire, Silvia, diciamo questa parte sulla sua vita, e poi possiamo affrontare alcuni degli aspetti principali diciamo delle sue opere, quindi la magia, poi queste anche il rapporto con queste entità non umane, anche se già nel racconto della sua vita comunque Silvia ha fatto molti accenni a questo. Comunque proseguiamo, sì, arriviamo fino alla fine della sua vita e poi analizziamo un po' i suoi libri e i concetti principali che ha espresso sui libri. Certo, va bene, perfetto. Allora, ecco, riprendo dal 1936, in cui Dion Fortune entra in contatto ovviamente sempre con i suoi maestri ascesi, i maestri spirituali, e le predissero che ci sarebbe stato un cambiamento da medianità a rituale. Quindi lei cessò di fare questi lavori di tipo medianico e iniziò con il lavoro rituale. Ovviamente lei usò il rituale come strumento per concentrarsi, come meditazione in azione, questo all'inizio del suo percorso. Poi va bene, ci furono alcuni cambiamenti, però chiaramente è stata poi tutta un'evoluzione nel decorso della sua Inner Light. Dunque, cosa dire? Che lei a questo punto con il rituale si rende conto che
fornisce il collegamento essenziale tra i mondi interni raggiunti dalla visualizzazione e il piano fisico stesso, che quindi è un grande allacciamento tra il sé superiore e il sé inferiore, che abbraccia la concentrazione, che costruisce l'immagine e che allo stesso tempo integra il movimento fisico, quindi il piano materico, con la simbologia, che quindi le si apre quindi veramente un portale. Dunque lei ovviamente faceva uso di alcuni strumenti, chiamiamoli così, come la candela, l'incenso, c'erano alcuni abiti che si indossavano, ma ancora oggi ci sono, il canto, il sonoro, che era appunto un era utilizzato moltissimo per l'evocazione delle anime, degli spiriti, l'evocazione angelica o planetaria, delle energie planetarie o quant'altro. Quindi in quel periodo John Fortune ha lavorato molto con le dee e ha iniziato a sviluppare rituali per Iside e Pan. E in quel periodo lei lavorava tra Queensborough Terrace, che era la sua casa in London, e Glastonbury, dove andava nel fine settimana oppure appunto durante l'estate. E qui sono stati sviluppati e utilizzati due tipi di rituali, quello adeguato all'iniziazione e quello per l'evocazione. Allora, nel primo, quindi quello relativo all'iniziazione, il candidato veniva messo in contatto ovviamente con la mente del gruppo della tradizione occulta, in questo caso Inner Light, relativamente ai suoi piani interiori. E nel secondo invece venivano contattate forze da utilizzare per qualsiasi scopo, forze come forze si intendono ovviamente energie, vibrazioni, però appunto essere utilizzate a qualsiasi scopo anche guaritivo. Dunque, in quel periodo però Dion Fortune inizia a valutare anche la pratica di magic sex, quindi del sesso magico, che tra l'altro era già, lo apprendevano già le sacerdotesse e i sacerdoti già in Atlantide, quindi lei, venendo da Atlantide, sapendo, avendo chiaro e avendo consapevolizzato questo tipo di rituale, lo ha espresso in maniera direi molto semplice e molto pratica. Dunque, nei suoi scritti in quel periodo di Dion Fortune, siccome ci ritroviamo anche a parlare di un periodo in cui la prima metà del 1900, in cui questi argomenti erano così, viaggiavano un po' sul filo del rasoio, ecco, una persona veniva anche considerata una poco di buono a parlare di questo, e teniamo anche presente che lei era una donna, tra l'altro una delle poche donne occultiste dell'epoca che portava avanti questo tipo di discorso, e non solo lo portava avanti nel suo gruppo, ma lo rendeva pubblico, nel senso che cercava di spiegarlo in termini basici a coloro che volessero, che fossero aperti all'argomento, insomma. Nei suoi scritti, appunto, in quel periodo Dion Fortune dava l'impressione che il rapporto sessuale in sé fosse veramente molto meno efficace delle energie magiche rispetto a quello che produceva il sesso interiore. Allora, sottolineava ovviamente quanto il potere del serpente veniva risvegliato non solo con la forma fisica, ma attraverso la forma sui piani interiori. Quindi lei diceva avendo il controllo sulla forza sessuale, questo tipo, l'energia che nasce da questo tipo di atto può essere trasformata per sviluppare il sé superiore. Allora, c'è una cosa che leggo, che è una cosa che mi piace molto ed è
un messaggio che hanno porto a lei appunto sempre i maestri ascesi, ed è questo, e tra l'altro è stato scritto anche sul, ho voluto scrivere anche sul commentario della Cabala Mistica per ricordarlo. Ebbene, ottenere le idee archetipe e poi dar loro una forma sul piano fisico, e poi saranno disponibili per tutti. Facendo questo, lei lavora secondo la legge della polarità. Prima lavorerà con un maestro sui piani interiori, nei quali egli dà e lei riceve. Poi si inverte e lavora con qualcuno sul piano fisico, lei dà e lui riceve. Per ottenere questo capovolgimento di solito si lavora con un uomo. E hanno anche detto: vi chiediamo di aiutare questo lavoro facendo un cerchio di protezione intorno ad esso, perché è necessario per portare attraverso oltre l'insegnamento. Non c'è nulla in quel rapporto che possa provocare scandalo, è un rapporto magico, per questo è necessario che le persone siano solidali, ma il fattore personale non entra assolutamente in gioco. Non è facile da capire per le persone che non hanno conosciuto l'impersonalità del lavoro nel tempio. Ecco, questo è quello che lei comunicava, quello che è stato detto nei piani superiori o interiori, come li chiamava lei, ed è stato anche porto, diciamo, al pubblico. E, ripeto, non era semplice in un periodo in cui appunto le massaie facevano le massaie e l'uomo si limitava a lavorare. Dunque, Dion Fortune sapeva benissimo che ad Atlantide sacerdoti e sacerdotesse venivano selezionati e erano accoppiati per lavori magici di questo tipo. Gli obiettivi erano molti, alcuni di questi, tra cui i più importanti, erano quelli di correggere i difetti della personalità al fine appunto di avere un equilibrio per pratiche magiche più evolute, di rimediare alle carenze personali nella vita terrena ed estendere le capacità umane. In breve, tutto questo avveniva per guarire e assistere al processo evolutivo del genere umano. Ecco, si dice che quando Dion e il suo sacerdote lavoravano su un certo problema, con una certa metodicità nel rituale, intraprendendolo simbolicamente, tutto questo si risolveva anche per l'intera razza, quindi loro lavoravano nei loro piani interiori, ma questo nel micro si estendeva al macro, quindi per l'intera razza, perché ovviamente erano parte dell'anima del gruppo. Allora, in questo modo ovviamente loro erano parti di un piano veramente ampio che andava al di là del loro lavoro rituale, dei loro studi, di un lavoro di polarità che in quel momento, in quel periodo sembrava aver preso piede. Era veramente un lavoro verso la grande opera, ecco, per l'umanità. E dunque, ovviamente i sacerdoti con cui Dion Fortune ha lavorato non erano assolutamente molti. Uno di questi era il marito, Penny Evans, la quale Dion Fortune dichiarò di averlo sposato poiché lavoravano bene insieme, ma non per amore. In quel periodo, come si dice, ecco, voglio sottolineare una cosa: non è stato un matrimonio così fatto tramite un patto, ma è stato un matrimonio per amore assoluto a dei livelli, a dei piani più alti, ossia loro non si amavano come persone, ma si amavano a dei piani superiori, amavano l'umanità, avevano la stessa strada, la stessa direzione, quindi era un amore ancora più grande, esteso, diciamo. Quindi ha lavorato con lui il dottor Penry Evans, Charles Loveday, che è stato presente con lui sempre, come si diceva prima, e il colonnello Seymour. Di tanto in tanto nel suo gruppo arrivava qualche persona nuova, molto capace, e di tanto in tanto andava via. Dunque, diciamo che finché Penry, quindi il marito di Dion Fortune, era con lei e nel gruppo,
gruppo le garantiva una certa protezione. E noi sappiamo benissimo che l'anima del gruppo è molto importante, perché quando una persona lavora deve esserci assolutamente un cerchio di protezione intorno. E purtroppo però al momento in cui Penry lasciò Dion Fortune nel 1938, il gruppo dovette proteggerla perché era venuto a mancare, appunto in senso ovviamente metaforico, un grande, una persona che la proteggeva in tutti i lavori, ecco, in senso ampio. E quindi ovviamente il modo di lavorare si differenziò. Ecco, diciamo soltanto, vorrei sottolineare che le pratiche di questo tipo erano limitate ai gradi superiori, ovviamente sotto giuramento di segretezza. Non era un principiante, non si poteva neanche avvicinare a pratiche di questo tipo e neanche lo sapeva, neanche veniva informato di questo tipo di pratica. Diciamo che in quel periodo, come già detto, essendo stato un periodo piuttosto così turbolento sotto questo aspetto, si sono venute a creare delle piccole, come dire, incomprensioni, ecco, tra i componenti del gruppo. Quindi le mogli dei sacerdoti che lavoravano con Dion Fortune sono un po' insorte, dicendo che accusandola di avere una relazione con i loro mariti, mentre invece noi sappiamo benissimo che un lavoro di questo tipo va fatto in completa impersonificazione, e quindi le relazioni personali assolutamente non sono rilevanti, ecco. Quindi Dion Fortune venne alla conclusione che tutta la magia è magia sessuale, anche se non necessariamente sul piano fisico. E in questo ha poi scritto un libro negli anni successivi, ecco. E dopo poi lo citeremo, ma poi appunto parleremo anche delle sue opere subito dopo aver inquadrato così terminato la vita di Dion Fortune. E dunque, diciamo che questa grande opera, che era quella della magia in polarità, purtroppo continuò solo fino al 1949, dopo la morte di Dion Fortune, perché il gruppo fu riorganizzato su differenti linee e quindi non fu portato avanti il lavoro, diciamo, che tipicamente Dion Fortune era solita portare avanti. E allora, dunque, abbiamo già detto che appunto Thomas Penry Evans aveva sposato Dion Fortune nel 1937, che però appunto la lasciò poi per una sua amante, una persona insomma che lui aveva conosciuto in ospedale, e divorziarono. A quel punto, in quegli anni, nacque la famosissima opera di Dion Fortune, che è la Cabala Mistica, e che forse il suo libro più famoso, e contiene, così venivano chiamati da lei, i suoi appunti. Io potrei considerarla un'opera, appunto, ma lei la considerava poco più dei suoi appunti, che su cui aveva lavorato per 10 anni per arrivare appunto a scrivere tutto quello che è oggi la Cabala Mistica, tra l'altro ancora utilizzata da parecchie scuole esoteriche. Allora, ecco, volevo parlare anche un attimo così di questo personaggio, che è Crowley, che entrò nella fine della vita di Dion Fortune a praticare, ecco, alcuni pezzettini di compimento dell'opera con Dion Fortune stessa, e che lei citò nel suo romanzo La sacerdotessa del mare. Addirittura Dion Fortune inviò a Crowley una copia del suo romanzo,
e il 14 marzo 1945 lei stessa, quindi Dionne Fortune, scrisse questo ad Aleister Crowley. Dunque, ecco, premetto una cosa: che lei aveva riconosciuto Crowley nella sua opera La Cabala Mistica come effettivamente maestro, come un maestro che nel suo libro 777 ha portato alcune nozioni veramente fondamentali di connessione tra le Sefirot e le corrispondenze. E quindi lei scrive: il riconoscimento che ti ho scritto nell'introduzione alla Cabala Mistica come è un mio debito nei confronti del tuo lavoro, ma e non mi è sembrato altro che una semplice onestà letteraria. È stato usato, ecco qui viene un po' definito come asta per la schiena, da persone che ti considerano come l'anticristo. Sono pronta ad affondare nelle mie dita dei piedi ed affrontare eventuali guai se devo. Ma oggi non combatto se posso evitarlo, perché fa perdere troppo tempo. Sono pienamente consapevole che arriverà un momento in cui dovrò uscire allo scoperto e dire: questa è la legge del nuovo eone, ma voglio scegliere il mio tempo per farlo, perché propongo di essere in una forte posizione strategica quando lo farò. E se do informazioni anticipate alla signora Grundy, potrei non essere adeguatamente radicata quando inizia l'inevitabile blitz. Pertanto ti chiedo per ora di non fare il mio nome. Quindi spediva questa lettera ad Aleister Crowley invitandolo a non citarla, proprio per la posizione, diciamo così, piuttosto inadeguata che aveva Crowley in quel momento. E ovviamente hanno poi continuato il loro lavoro sotto altri aspetti in maniera assolutamente efficiente, di tanto in tanto. Dunque, ecco, quel periodo, il periodo che segue a questo, è stato un periodo veramente intenso, in quanto c'è stata la guerra. E con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale è diventato veramente tutto molto più faticoso. Le persone non si potevano più incontrare, non si potevano più fare conferenze, non c'era più la libertà di parola e venivano a mancare anche i libri, quindi le persone non potevano più assolutamente né comprarli né proporli ad un editore, quindi tutto era stato, diciamo, contenuto e represso in quei pochi gruppi dove appunto si praticava ancora. Dunque il gruppo di Dionne Fortune, come Inner Light, trascorreva la maggior parte del loro tempo a Londra e andavano tutti quanti a Glastonbury, come detto prima, per i fine settimana e le vacanze. Diciamo che la maggior parte del lavoro spirituale ed elementale veniva svolto a Glastonbury, dato appunto queste magnifiche energie che vivono nell'isola di Avalon. Però all'inizio della Seconda Guerra Mondiale ovviamente molte persone, come detto prima, non potevano più viaggiare, quindi non potevano più seguire Dionne Fortune a Glastonbury. E si optò per una soluzione che fu in quel momento la rivista The Inner Light, proprio per informare le persone di quanto stava accadendo e di dare diciamo spunti per un ulteriore lavoro. Pensate che comunque all'epoca non esisteva internet, il modo di comunicare era assolutamente differente da quello che abbiamo al giorno d'oggi, e si spediva una lettera e se tutto andava bene arrivava qualche giorno dopo, e poi bisognava aspettare la risposta, quindi non era così immediato poter lavorare insieme. Quindi loro avevano sviluppato un grande lavoro interiore, nei piani interiori, per poter connettersi. Al momento in cui Dionne Fortune aveva bisogno di lavorare con Charles Loveday, per esempio, lo richiamava sui piani interiori, e lavoravano in campo astrale, nel loro tempio astrale.
Lei in quel periodo, a quel punto, decise di iniziare ad inviare lettere settimanali a tutti i suoi lettori e le magnetizzava. Quindi, durante un rituale, con alcune energie, dipendeva dal momento, da quello che c'era scritto, da come dovevano essere caricate queste lettere, venivano comunque magnetizzate per arrivare ai suoi lettori, quindi agli adepti, agli studenti, quelli più qualificati, cariche. E si potevano leggere ovviamente oltre le righe, quindi già il loro significato dietro le righe era veramente molto grande, molto apparente. Ecco. Dunque, lei scrisse anche molte lettere, tra l'altro, a quello che erano i nazisti dell'epoca, e avendo purtroppo poche risposte dall'altra parte, perché, come sappiamo, insomma, non erano molto disposti a trattative. Dunque, la prima lettera che inviò Dion Fortune fu l'8 ottobre del 1939 e conteneva appunto il messaggio indicativo che la Gran Bretagna era in pericolo, quindi invitava tutto il suo gruppo a lavorare in tutte le maniere possibili, immaginabili, sia con la meditazione, tra l'altro anche in questo caso vi è un libro sulle meditazioni durante la guerra, che dopo poi vedremo, di cui parleremo, sia proprio mediante gli invii a livello astrale, ecco, di vibrazione, di messaggi che contenevano spesso appunto dei simboli che erano inviati agli adepti ed erano captati dall'altra parte, utilizzati come chiave di accesso. Molto molto importanti, tra l'altro si utilizzano ancora adesso per alcuni rituali in connessione se non si è in presenza. Ecco, ovviamente si chiedeva agli adepti e agli studenti di immaginare e visualizzare questi simboli e di stare in piedi sulla Tor con Re Artù e Merlino per intensificare le energie e per usare queste forze particolari molto forti della Tor al fine di ristabilire un equilibrio, per quanto potesse essere chiamato così in quell'epoca, durante la guerra. E quindi, non potendo andare a Glastonbury, le forze di Glastonbury potevano essere soltanto evocate in quel modo. Allora, queste meditazioni avevano ovviamente lo scopo di raggiungere l'anima collettiva della nazione e quindi di infondere, come si diceva prima, un certo equilibrio per quanto possibile nelle persone ma non solo, nell'anima collettiva della città, che era veramente così a pezzi, a dir poco, insomma. Dobbiamo immaginare i bombardamenti, quello che provavano le persone durante quel periodo. Dunque, quando fu inviata la quarta lettera, quindi dopo la quarta lettera, abbiamo chiaro i quattro elementi, quindi dopo la quarta lettera, Dion Fortune sentì che questi simboli avevano preso vita e si era stabilito realmente e radicamente un contatto con i mondi interiori, e da lì in poi presero vita realmente queste meditazioni. Volevo solo aggiungere una cosa veramente molto carina e simpatica: quando io vado a Glastonbury generalmente ogni 21 giorni, proprio per continuare questo tipo di sentiero, a Glastonbury tutti gli abitanti del paese dicono che noi in Inghilterra siamo salvi grazie a Dion Fortune, e questo è veramente molto bello, insomma, è ricordata in un modo davvero molto carino e amorevole. Ecco, tornando a noi, Dion Fortune sapeva che i nazisti purtroppo potevano usare i loro poteri perversi per influenzare l'esito della guerra,
e cercò con tutte le sue forze e ci mise davvero il cuore e l'anima di trasformare questi poteri. E come ho detto poco fa, appunto, ha dato il suo frutto, perché se lo ricordano ancora oggi come salvezza, qualcosa è stato fatto, insomma. La cosa veramente molto importante che voglio sottolineare è che lei non fece nulla né per ferire né per distruggere il nemico. Immagino soltanto una Germania guarita e in pace, e questa è un'altra cosa che mi fa veramente pensare e che mi apre il cuore, perché non ha combattuto contro una Germania feroce, non ha combattuto contro il nemico, ma ha dato al nemico un'arma per tornare in equilibrio. E ovviamente tutte queste lettere, tutte queste meditazioni sono state pubblicate, come si diceva prima, nel suo libro La battaglia magica d'Inghilterra. A questo punto si dice che tutta l'energia che aveva Dion Fortune è stata data a questa battaglia magica. Nell'autunno del 1945 lei andò in vacanza a Glastonbury, come era solita fare, e lì finalmente incontrò di nuovo appunto il suo gruppo. Sta di fatto che una di questi fine settimane in cui lei era a Glastonbury, soffrendo di un grave mal di denti, apparentemente era senza forze e non si sentiva bene. Quindi, tornando a London, lei decise, non era un abituè degli ospedali, stando appunto sempre molto bene, decise però di fare una visita, perché non era appunto in gran forma. Uscendo di casa, uscendo da 3 Queensborough Terrace in Londra, lei disse a chi stava in casa: io vado, però io vado in ospedale, non so se tornerò. E chi stava in casa disse a lei: per favore, ti prego di non dire queste cose. Vorrei ricordare che una settimana prima lei disse a tutto il suo gruppo che non sapeva se avrebbero fatto altre meditazioni insieme e altri lavori rituali insieme. In poche parole, lei è stata curata per questo grave mal di denti, le è stata fatta un'estrazione di 3 denti, dopodiché ha avuto un'emorragia molto, molto grande, hanno deciso di ricoverarla e qui le è stata riscontrata una leucemia acuta. Dion Fortune è morta qualche giorno dopo, a 55 anni, l'8 gennaio del 1946, a Middlesex Hospital di London. Ebbene, in quel momento tutto quello che posso ancora dire è che la gente diceva che non era mai stata così bella e che brillava della sua luce interiore mentre lasciava il suo corpo. Fu sepolta ovviamente a Glastonbury, nella sua amata Glastonbury, anche come segnale di tornare verso l'ovest, verso l'occidente. Ecco, questo è un po' quello che è stata la sua vita, insomma. È molto, molto bella anche questa parte finale che hai raccontato. Mi ricorda anche quello che viene spesso raccontato di altri maestri, che quando se ne vanno, in realtà le persone che li vedono, che stanno accanto a loro, dicono che assumono un aspetto bellissimo, meraviglioso, perché si stanno proprio congiungendo addio sostanzialmente, quindi è stata molto commovente quest'ultima parte per me. Sì, è una cosa che fa commuovere spesso anche a me, anche perché ci sono veramente molte memorie ancora di Dion Fortune nei luoghi che lei frequentava, nei luoghi sacri, nei suoi templi, ma non solo, alla Tor di Glastonbury, come dicevo prima, in Chalice Well, in Wellspring Temple, che è ancora aperto tra l'altro,
alla Red Spring e in Wild Spring, e tutte le volte che io frequento questi luoghi, sia per scrivere libri sia per tradurre i suoi libri, la sento forte la sua presenza e sento forte quello che lei ha provato, soprattutto durante l'ultimo periodo, che è quello appunto della guerra, nonostante avesse appunto una qualità le qualità incredibili e dei doni pazzeschi, comunque è stata, diciamo, così sopraffatta, ecco, da queste energie più forti che circolavano in quel periodo. Però appunto, ripeto, si sente ancora veramente molto forte, molto chiaro in quei luoghi. È come andare a rivivere con lei, ecco, tutte le volte che ci si mette piede. Non solo, c'è anche Brandown, dove lei che cita spesso nella Sacerdotessa del Mare e anche nella Magica Luna, Luna Magica, insomma, ogni tanto mi confondo con l'inglese. E lì ha praticato magia rituale con Mahia, tra l'altro la sua tutor Golden Dawn. Questi luoghi sono rimasti, qui c'è un vecchio forte, tra l'altro un Brandown che si affaccia proprio all'oceano, un luogo fantastico dove si sente veramente forte ancora, il vento parla di lei, ecco, tutto parla di lei, e basta soltanto chiudere gli occhi e viaggiare sui piani interiori per comprendere oltre le parole qual era il vero messaggio che lei voleva dare al popolo, insomma. Ecco, colgo l'occasione di per insomma, anche da queste ultime cose che hai detto, perché hai citato due suoi libri che sono due romanzi, anche prima hai citato altri suoi romanzi, e quindi io ti chiederei di parlarci di qualcuno di questi romanzi, fare un po', diciamo, una carrellata, perché comunque non erano soltanto romanzi, come hai già detto anche prima, cioè lei utilizzava questa forma del romanzo, ma per trasmettere dei concetti esoterici e spirituali. Certo, ovviamente, assolutamente. Lei, diciamo, che ha diviso un po' il suo lavoro in due parti. Ha scritto molto in forma esoterica, ovviamente possiamo citare la Cabala mistica, non so, gli aspetti dell'occultismo, magia applicata, la formazione e il lavoro di un iniziato, autodifesa psichica, gli ordini esoterici e il loro lavoro, ma ha scritto anche, come dicevi tu adesso, dei, chiamiamoli romanzi, le metterei tra virgolette, perché appunto c'erano, per chi poteva capirlo, oltre le parole, oltre a questo racconto romanzato, c'era un vero e proprio significato esoterico. Addirittura in alcuni romanzi vengono citati proprio dei rituali, ecco, vengono spiegati dei rituali, cosa che non viene fatta ad esempio nella Cabala mistica. Quindi lei stessa dice, ecco, questa è una cosa che magari vi leggo, perché i miei romanzi sono pieni di queste cose, simbolismo diretto al subconscio, che voglio che i miei studenti li prendano sul serio. La Cabala mistica dà la teoria, ma i romanzi danno la pratica. Coloro che leggono i romanzi senza aver studiato la Cabala riceveranno suggerimenti e uno stimolo per il loro subconscio. Chi studia la Cabala senza aver letto i romanzi avrà un interessante puzzle intellettuale con cui giocare, ma chi studia la Cabala mistica con l'aiuto dei romanzi riceve in mano le chiavi del tempio. Come disse Nostro Signore, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? Ecco, questo è quello che diceva un po' lei rispetto ai romanzi. Ecco, parto dal Dottor Taberner, che è stato scritto nel 1926, e questo è il suo primo lavoro di narrativa, pubblicato sotto il suo nome di Dion Fortune, ed è la raccolta appunto di questi studi su patologie paranormali,
ed è considerato così da molti lettori il suo miglior lavoro. Ovviamente ricordiamo che il dottor Taberner era il suo maestro Moriarty, citato prima, e quindi è una persona reale, e non solo, tutto ciò che è stato scritto sono casi reali. Quindi in questo, diciamo, romanzo il dottor Taberner gestisce una strana casa di cura esoterica e ha lo scopo di liberare le anime che soffrono di varie patologie che non sono normali, ecco, e che non possono essere curate con i normali metodi psicologici. Ovviamente in questi casi vengono inclusi anche vampirismo, possessione, mutamento di forma, insomma, reincarnazioni, attacchi psichici. Seguiamo con Il demone amante. Il demone amante, anche questo è stato pubblicato nel 1927, e anche qui si studiano delle cose particolarmente interessanti. E in questo libro c'è uno studio sugli abusi della magia per il guadagno personale. Quindi c'è questo praticante oscuro che lei denomina Lucas, e inizialmente con l'uso dell'ipnosi per ottenere potere su un'altra persona che lei appunto chiama Veronica, poiché vuole promuovere queste sue ambizioni, ecco. In realtà non ottiene tutto questo perché con questa magia oscura non riesce a definire ciò che voleva. Dunque, in questo romanzo lo definiscono, coloro che sono stati i suoi studenti l'hanno definito un affascinante studio del potere, dell'attrazione, dell'amore, della morte, insomma del karma e della redenzione, poiché l'insegnamento occulto che sta dietro le righe è proprio quello del non affidarsi, cioè, alla strada della mano sinistra, insomma, in poche parole. Ecco, passiamo al Toro alato, che è stato scritto nel 1935, sì, esatto. C'è un ex ufficiale dell'esercito nella prima guerra mondiale che si allontana senza meta, ed è stato degradato. E dunque, una sera si aggira per un museo britannico, e piuttosto che tornare a casa dal suo fratello sacerdote, da sua moglie, scopre delle cose da cui è rimasto impressionato. Insomma, qui vede uno dei tori alati assiri che sembra quasi vivo. Si ritrova poi ovviamente a iniziare un'evocazione a Pan, ed ecco qui di nuovo gli insegnamenti occulti, e quello che riceve non è addirittura il grande Pan, ma è un colonnello, un insegnamento di un suo vecchio ufficiale superiore. E quindi lui, insomma, nel corso di questo libro salva poi sua sorella Ursula dalla magia nera e dalle grinfie appunto di questo malvagio. E anche qui ovviamente ci sono, come già detto, tanti indizi esoterici leggendo tra le righe, ma anche non leggendo tra le righe si comprendono, ecco. E Il dio del piede caprino è stato scritto nel 1936. E qui si parla del grande dio Pan, che ovviamente è il dio dei piedi di capra. Ecco, qui questo libro c'è una relazione rispetto ad un uomo anziano che supervisiona la relazione di quest'uomo e una donna più giovani che sono istruttori di arti magiche. Anche in questo caso ovviamente c'è un buon complesso di istruzioni occulte, e con l'influenza di un monaco del XV secolo che infesta un monastero in rovina e che poi lui trasforma in un tempio per Pan.
scusatemi, c'è poi la sacerdotessa del mare del 1938. Dunque, durante uno dei suoi attacchi d'asma, un attacco d'asma di questo interprete principale, che è un agente immobiliare, in un sogno vivido, vede l'avvicinarsi della sacerdotessa di un mare. Allora, non molto tempo dopo, ovviamente, viene convocato per incontrare una sua cliente, e questo non è a caso, la signorina Vivienne Le Fay Morgan, e tra l'altro è abbastanza famosa per chi conosce appunto i romanzi di Dion Fortune, e che era appunto una vecchia cliente del padre con un aspetto molto giovanile. Lei lo incarica, anche in questo caso non a caso, di restaurare e decorare un vecchio fortino di mare, e qui si ritorna a parlare del vecchio fortino che adesso è in disuso di Brandown, di cui ho citato prima. E ovviamente tutto il libro, insomma, è ambientato in una scena di lavori magici in luna piena, con visioni sullo sfondo dell'oceano, del mare, e con la potente presenza del sacerdote della luna. Ecco, inutile dire che anche qui c'è uno scenario occulto e degli indizi iniziatici incredibili. Dopodiché c'è La magia della luna, un romanzo che purtroppo è rimasto incompiuto alla sua morte, e che è stato poi finito di scrivere, e pubblicato nel 1956. Dunque è stato scritto attraverso il consulto di una medium che dice di essere venuta in contatto con i piani superiori di Dion Fortune, e quindi è stato poi pubblicato il romanzo. Dunque qui siamo di nuovo in relazione con Vivienne Le Fay, che ritorna nei panni di Lilith Le Fay, che vive a Londra vicino al Tamigi. Quindi con l'uso della telepatia viene in contatto con un certo dottor Rupert Malcolm, che l'aiuta nel suo lavoro. Ovviamente questo è un lavoro che darà la formazione alla sacerdotessa. Tutto questo non è a caso, ma lo si comprenderà ovviamente leggendo il romanzo. La sua casa e il suo tempio immaginario ovviamente si basano su un edificio vero e proprio che esiste ancora in London, che purtroppo oggi è stato trasformato in un ristorante, un bellissimo edificio, e all'epoca era una chiesa, una chiesa in disuso che avevano comprato sempre Dion Fortune e Charles Loveday. Dunque, in questa chiesa erano stati praticati i riti di Iside Pan proprio dal gruppo di Dion Fortune, che sono descritti anche in questo romanzo. Ecco, dopodiché passiamo ai libri veri e propri. Ci sono diversi libri che sono stati pubblicati dopo la sua morte e sono stati, diciamo, messi insieme da Garrett Knight, che conosceva molto bene Dion Fortune in tutti i sensi, e tramite una raccolta di articoli, ecco, una raccolta di articoli che Dion Fortune pubblicava sulla sua rivista Inner Light, soprattutto nell'ultimo periodo, come abbiamo detto prima, durante la guerra. Quindi sono stati raccolti, messi insieme, e ne sono usciti appunto due libri. Uno è La magia applicata, che è stato pubblicato nel 1962, nello stesso anno è stato pubblicato allo stesso modo Aspetti dell'occultismo, e anche qui c'è la solita raccolta, non per denigrare niente, la raccolta di brevi saggi su quello che sono il Dio, gli dei, i
centri sacri, il cristianesimo, la reincarnazione, il piano astrale, il culto di Isi, della meditazione, insomma tutto ciò in cui Dion Fortune credeva fermamente e di cui scriveva nei suoi articoli. Allora, c'è poi anche tra l'altro il circuito della forza, sì, che è stato allo stesso modo pubblicato sempre tramite questi articoli che uscivano, a puntate nella rivista Inner Light, che parla dello yoga dell'Occidente, del bioeterico, i centri psichici, il magnetismo, la luce astrale e ovviamente anche altri aspetti del lavoro energetico e magico dell'epoca. E veniamo alla dottrina cosmica, che tra l'altro, se posso permettermi di dire, che uscirà adesso in italiano, finito di tradurre qualche mese fa, e uscirà per l'editore Psiche a giugno. La dottrina cosmica è del 1930, ricordiamo che è stato canalizzato attraverso la medianità in trance da Dion Fortune e dal suo gruppo, ma soprattutto da Dion Fortune in Glastonbury nel giro appunto di 2-3-4 anni. Ecco, non si capisce molto bene quando è iniziato e terminato, però all'inizio questo libro si sa che non è stato pubblicato. Non è stato pubblicato perché si riteneva essere una documentazione per iniziati ad un certo livello. Solo dopo alcuni anni hanno deciso all'interno del gruppo che fosse possibile così cederlo ad una casa editrice per divulgarne i contenuti. Ecco, assolutamente La dottrina cosmica è un libro che mi ha veramente appassionato tantissimo, che avevo già letto in inglese, ma tradurre un libro è un qualcosa di meraviglioso, perché comporta proprio entrarci dentro in tutti i modi e essere parte dei concetti che vengono trasmessi. E in questo caso si parla appunto dei signori della fiamma e della forma, cita le sette morti, i pianeti, la nascita della coscienza, la costruzione dei piani, l'evoluzione degli atomi semi che diventano poi sciami di vita e umanità, le leggi universali, ovviamente per mezzo delle quali tutti noi esistiamo. Dunque in questo libro, qualche anno dopo che è stato scritto, Charles Loveday ha disegnato quello che era l'atomo, il cosmo e tutti i concetti di cui ha parlato Dion Fortune, quindi è stato illustrato. Meraviglioso, spettacolare anche vederne, comprenderne i disegni e entrare nell'energia che questi trasmettono, è stato veramente bellissimo, insomma. Parliamo adesso anche di... Facciamo una piccola pausa, così riprendi anche un po' di fiato, perché ti sento ti comincio a sentire un po' affaticato. Allora, ci sentiamo un bel pezzo musicale, tu riprendi un attimo fiato, poi vediamo se arriva anche qualche domanda e magari prendi anche un goccio d'acqua, perché hai un po' la gola secca, lo sento. Allora, ok, ci andiamo ad ascoltare un bel brano di Michael Jackson, tratto da Thriller. Questa è Human Nature. Allora, riprendiamo il discorso. Perfetto. Sì, penso che Silvia stesse per arrivare alla cabala mistica, giusto Silvia? Dunque no, prima ancora volevo parlare degli ordini esoterici e loro... Ah, ok, sì. Ma ci arriviamo, ci arriviamo. Sì, sì, sì. Alla cabala mistica, ce ne sono così tanti che ha scritto in così poco tempo e veramente a volte non comprendo come possa avere fatto, che davvero è incredibile, insomma.
Va bene, allora, ecco, riprendiamo dagli ordini esoterici il loro lavoro, che è stato scritto nel 1930, e questa è una panoramica generale sulla tradizione del mistero occidentale, sulle sue origini, e la sua divisione in scuole, fraternità occulte, l'approccio, il funzionamento di tali scuole e i loro contatti nel piano interiori, che lei considerava appunto i maestri. E diciamo una sorta di riassunto della formazione e lavoro di un iniziato e sullo stesso piano, diciamo. Ecco, un libro, il libro per cui è stata, come dicevo prima, espulsa da Golden Dawn è La filosofia esoterica dell'amore e del matrimonio, che è stato scritto nel 1924. Allora, in questo libro Dion Fortune ha spiegato in modo molto chiaro, a mio avviso, i principi esoterici della polarità tra i sessi e nei diversi piani di esistenza. Ci sono ovviamente diversi capitoli introduttivi che stabiliscono di base alcuni concetti esoterici e per questo per il principiante, ma spiega poi in modo molto approfondito gli aspetti esoterici delle relazioni, ma non solo nel matrimonio e nelle coppie, anche nei gruppi, nelle famiglie, nei gruppi esoterici, ma anche solo nei gruppi che possiamo incontrare così di amici, ecco, nella norma. I capitoli trattano anche argomenti molto profondi come i legami karmici, gli effetti positivi e negativi sui diversi piani, le anime gemelle, il matrimonio, i figli, insomma, diciamo che è un libro da leggere anche questo, ecco. Lei combina sempre in tutti i suoi libri, questo è di base, la sua conoscenza profonda, quindi sui piani interiori, fisica e materica e, ripeto, sui piani interiori, con la sua esperienza di psicologia. Quindi questo è veramente molto importante perché lei offre l'aspetto, diciamo, completo in tutte le forme ed è questo quello quello che è stato il suo obiettivo, insomma. C'è poi anche un libro, tra l'altro da non sottovalutare, molto bello, Glastonbury nel cuore, a cui lei teneva veramente tanto, che è uscito nel 1934 ed è una guida ai luoghi e ai miti magici di Glastonbury, ovviamente anche quelli religiosi, ed è scritto veramente, veramente molto bene, ecco, in maniera, come dire, chiara e semplice, citando il mito di Atlantide, Merlino, Re Artù, Giuseppe d'Arimatea, la Tor, ovviamente, spiegandone l'energia e argomenti, inserendo argomenti tipo anche il Sacro Graal. Quindi anche questo, a parte che sono tutti da leggere, non posso dire che ce ne sia uno migliore dell'altro, ecco. Allora, c'è anche un altro libro, L'introduzione alla magia rituale, questo è di nuovo una raccolta di una serie di articoli per la formazione della mente e della sua disciplina messe insieme da Garen Knight. E anche questo posso dire che è veramente molto interessante. Veniamo alla battaglia magica d'Inghilterra, è incredibile che tra l'altro sto rileggendo in questo periodo sia in italiano che in inglese e che sto proponendo nel gruppo in Facebook e ai miei studenti, perché in questo periodo con certo, non posso dire che sia uguale al periodo in cui c'è stata la guerra, ma ci sono delle ristrettezze per cui le persone non si sentono a proprio agio, quindi lo stare in casa, il soffrire di un diverso momento, ecco, questo fa pensare, perché non siamo abituati a guardarci dentro, siamo abituati a lavorare all'esterno. Ecco, la battaglia magica d'Inghilterra è veramente molto utile, perché in questo libro Dion Fortune
a parte che ci sono le 136 lettere che lei scriveva ai membri della sua fraternità durante la Seconda Guerra Mondiale, ma ci sono quella serie di visualizzazioni e meditazioni che lei dava ai suoi membri per evocare la protezione angelica, rafforzare il morale, ma anche per arrivare a un equilibrio interiore che, ripeto, vacillava sia all'epoca come in questo, ripeto, anche in questo caso non è paragonabile il periodo, ma è molto simile in un aspetto interiore per quello che riguarda chi lo soffre. Ecco. La Cabala Mistica, siamo giunti alla Cabala Mistica del 1936. Quando mi è stato chiesto di tradurre la Cabala Mistica, io ho preso in mano questo libro e ho pensato: no, io non posso, non, è un libro sacro, non ce la farò a tradurlo dall'inglese, dal testo originale dell'inglese, di quello, il primo che è stato pubblicato. E poi però mi sono detta che era il caso di farlo, e se era giunta a me questa proposta doveva andare così. E allora ho aperto questo libro in un'altra maniera. Propongo a tutti di leggere questo libro sotto un altro profilo, quindi di non trasmettere i concetti, le idee, che sono ovviamente un'opera, il frutto di 10 anni di meditazione, di lavoro sui piani interiori di Dion Fortune, in modo così diciamo teorico, trasmettendolo alla mente razionale, quindi al sé inferiore, ma propongo di andare oltre le parole. Quando leggete questo libro, che sembra così quasi incapibile a volte, perché è veramente molto intenso, andate oltre e sentite che cosa lei in quel momento sentiva, percepiva, trasmetteva. La Cabala Mistica è un libro che va oltre alle parole, è un'opera. Ripeto, è stato scritto in un momento in cui lei ha dato tutta se stessa. Ecco, non trovo altre parole in questo momento. Ovviamente, venendo quello che è il contenuto del libro, lei parla della Cabala, dei differenti mondi, dei modelli sull'albero, dei triangoli, delle quattro dimensioni, o appunto i mondi, del rapporto tra ciascuna sefira, ciascuna sefira, ecco, al singolare, i modelli che formano sui tre pilastri, le corrispondenze. Ecco, è stato veramente un'opera, un lavoro incredibile. Considerate sempre che si parlava della prima metà del 1900, in un periodo in cui chi era fortunato e aveva la possibilità di comprare dei libri stampati in poche copie, ovviamente per l'epoca, li prendeva e li teneva per sé, quindi finivano in mano ai collezionisti. Noi facciamo riferimento ad oggi, quindi aprendo una Cabala Mistica oggi diciamo: ma sì, possiamo trovare le stesse cose, impossibile, ma comunque molti di questi concetti in altri libri, perché oggi basta entrare in una libreria e cercare quello di cui abbiamo bisogno, che da una parte è un bene perché lo studio è stupendo, ma dall'altra è un male perché non si opera più. E soprattutto nella Cabala Mistica, Dion Fortune diceva: va bene, leggete un'ora, studiate per un'ora, ma operate per 2 ore. Quindi questo è il concetto di base della Cabala Mistica. Ecco, quello che non è stato trattato, e purtroppo non è stato trattato perché Dion Fortune è morta prematuramente a 55 anni, come accennato prima, sono stati 22 sentieri di collegamento tra le diverse sfere dell'albero. Questo è stato accennato in un altro volume, ma non è stato mai completato. Mi sono prefissa di
di fare, di portare avanti questo compito in uno dei miei prossimi libri, perché sento che sia necessario completare, sulle basi ovviamente dell'esperienza di Dion Fortune, questo tipo di lavoro. Dunque veniamo ad un altro libro che non è ancora stato tradotto in italiano, ma che sto traducendo in questo periodo, ed è il Mystical Meditation, quindi una raccolta di meditazioni mistiche del 1930. Presuppongo che sia poi disponibile intorno a luglio, insomma, un po' di tempo ci vuole, ecco. Allora, in questo libro è una raccolta di meditazioni mistiche che fanno parte dunque della Chiesa anglicana, qui in Inghilterra è veramente molto espansa. Non ci sono soltanto semplici preghiere, che sono incluse ovviamente nelle loro funzioni domenicali, ma sono state ampliati sul tema della meditazione, quindi in forma spirituale ed esoterica. E questa è una cosa veramente molto bella, ecco, che all'inizio ho definito un po'... sull'onda, come dire, della Chiesa anglicana, per l'appunto, non tanto sul sentiero di Dion Fortune, e invece no, mi sono rivista su questo tipo di discorso, perché sono veramente meditazioni che vanno oltre, sulla base del sentiero anglicano, e espresse però in forma esoterica, quello che ci vorrebbe sempre, insomma, la connessione tra diversi mondi che dà origine poi appunto a quello che sono le differenti verità. L'occultismo pratico, che è una versione un po' più ampia di occultismo pratico nella vita quotidiana, e anche questo è un, diciamo che è stato fornito da Garth Knight, e vi include del materiale aggiuntivo, insomma, preso dagli archivi di Innerlight, e anche qui i capitoli includono, insomma, saggi sui principi fondamentali, la meditazione, la visualizzazione, la magia astrale, reincarnazione, il karma, la divinazione, il potere, l'uso e l'abuso del potere mentale, il magnetismo. Diciamo che anche questo libro è molto intenso. Spiritualismo e occultismo, anche in questo caso abbiamo una raccolta originale di articoli di Dion Fortune pubblicati come Spiritualismo alla luce della scienza occulta, che risalgono circa al 1930, e anche in questo caso Garth Knight si è appunto preso l'impegno di raccoglierli insieme. C'è un altro libro che è Attraverso le porte della morte, pubblicato per la prima volta nel 1930. Io mi chiedo quanto dovesse operare Dion Fortune in quegli anni. È incredibile la quantità di libri, di opere che sono venute fuori, e dietro queste opere, voi pensate, doveva esserci, non dico altrettanto, ma il doppio, il triplo del lavoro su base eterica ed esoterica. Quindi è incredibile, è veramente semplicemente fantastico, ecco. Questo libro, dicevo, Attraverso le porte della morte, spiega le diverse fasi della morte, della seconda morte, come aiutare chi sta passando o chi è appena passato, ecco, ed evitare appunto questi contatti insicuri con un'anima che è appena involata. La formazione è l'opera di un iniziato del 1930 che ho tradotto poco tempo fa per sempre l'edizione Psiche 2. Questo libro
insieme, come si diceva prima, gli ordini esoterici e il loro lavoro, riassume il piano di base per chi segue il cammino verso l'iniziazione alla tradizione occidentale del mistero, ecco. È diviso in tre parti: etica, teoria e pratica, ed insieme danno importanti dettagli e un aiuto veramente basico e pratico, soprattutto per l'approccio alla formazione magica. Il macchinario della mente, che è stato scritto ed editato nel 1922. Dunque, questa si tratta di una serie di conferenze messe insieme, influenzate dall'aspetto psicologico, che era sempre fondamentale in Dion Fortune, e tratta gli argomenti come gli istinti, la mente istintiva, i complessi, la repressione, la simbologia, i sogni, le illusioni. E anche questo ovviamente è un manuale di base, ecco. E c'è poi Il problema della purezza, che è stato scritto nel 1928, editato, che qui ci sono, descrive alcuni atteggiamenti verso il sesso e la sessualità, il controllo e la sublimazione della forza del sesso, l'energia spirituale per il bene superiore presa appunto dai rituali basati sul sesso. Ci sono alcuni punti di vista che possono sembrare addirittura un po' antiquati, in quanto Dion Fortune, come dicevo prima, si riferiva al sesso non solo in forma fisica, ma anche come forza veramente molto grande a livello interiore, sui piani interiori, da utilizzare in forma magica. E questo appunto è scritto, ovviamente fondato su un'antica saggezza, è scritto in questo libro, Il problema della purezza. Io direi che sì, credo di aver terminato con i titoli di Dion Fortune, i titoli dei libri di Dion Fortune, mi sembra proprio di sì. Se ci sono domande o quant'altro, ecco, sono a disposizione. Allora c'è una domanda di Edoardo che chiede se sono presenti dei lavori di Dion Fortune riguardo la telecinesi e la telepatia. Allora, ci sono molti lavori inediti di Dion Fortune che pubblicherò poi con il tempo. Dunque, riguardo la telepatia, sì. C'è qualche cosa, dovrei andare a rispolverare alcuni suoi scritti, e sarà ovviamente tutto citato e scritto nei prossimi testi, ecco, che verranno fuori. E questo è stato scritto circa dal 22 al 25, ecco, quel periodo in cui lavorava spesso a Glastonbury. E poi ricordiamo anche riguardo alla Cabala mistica il fatto che tu hai scritto un commentario sulla Cabala mistica, appunto, quindi insomma ricordiamo anche questo. E comunque tu hai già citato anche la tua casa editrice, quindi penso che sia facilmente reperibile questo tuo libro. Sì, è vero. Dunque, ho scritto il commentario alla Cabala mistica proprio per rendere, diciamo, accessibili alcuni concetti che sembrano veramente molto ampi, che Dion Fortune aveva messo insieme in questa grande opera, che però appunto a volte risultano davvero molto da ampliare, ecco, diciamo così, e probabilmente da semplificare un pochino. Quindi ho tentato di farlo, spero di esserci riuscita, e in quel volume, in quel libro si potranno trovare anche delle meditazioni inedite che Dion Fortune dava ai suoi studenti quando praticavano insieme e durante gli insegnamenti, e non solo dei suoi scritti durante il lavoro
citava appunto dei rituali o qualsiasi cosa le poteva venire detto dai maestri superiori in terre magiche. Ho solo citato alcuni punti perché tutto ciò che è inedito e che è fonte di documentazione, ma non solo, di lavoro sui piani interiori, verrà poi pubblicato su dei prossimi libri. Beh sì, poi ci sarebbero tantissimi aspetti da approfondire dei vari concetti che si trovano nei suoi libri. Adesso noi abbiamo già fatto un paio d'ore circa di trasmissione, però magari ci sarà modo in altre puntate di approfondire magari un singolo aspetto, perché adesso veramente non ci sarebbe tempo. Però ti volevo chiedere se ci puoi dire qualcosa sulla mente di gruppo, che prima tu hai citato anche questo concetto, perché mi ricordo che viene spiegato molto bene nel suo libro Magia Applicata. Era uno di quei passi che mi sono rimasti più impressi del libro Magia Applicata, proprio dove spiega il funzionamento della mente di gruppo. Sì, allora la mente di gruppo, dobbiamo intanto chiarire una cosa, che non è l'anima di gruppo, è una cosa completamente diversa. Quindi l'anima di gruppo è un gruppo che si forma e viene iniziato in quanto come proseguimento, diciamo come adempimento alla grande opera, e rimane nell'eterico, rimane come se fosse un simbolo, insomma, eterico. Mentre la mente di gruppo è quella forma vibrazionale che pervade durante un rituale. Diciamo che è più semplice come concetto, ecco, meno più identificabile, ecco, soprattutto ovviamente per chi comincia. Questo è una cosa veramente molto importante, così come lo è il rituale stesso, il rituale in qualsiasi sua forma, ecco, che sia evocativo o di guarigione o di altro tipo. Così come sono importanti alcuni passi, ad esempio del tempio, ecco. Dion Fortune in Queensborough Terrace, quindi in London, in Londra, lei aveva uno dei suoi tempi, ovviamente, come dicevamo prima, l'altro era in Glastonbury, assolutamente vi entravano soltanto o gli studenti per essere iniziati, oppure gli iniziati ad un certo livello per compiere un certo tipo di lavoro. E i rituali, ad esempio, della fraternità venivano svolti lì. Lei premetteva che la luce doveva essere assolutamente fioca, poiché la luce forte e brillante disperde le forze eteriche. Al centro della stanza collocava un altare, dipende, la forma dipendeva a secondo delle vocazioni o da quali energie si dovevano attrarre o con cui si doveva lavorare. I colori della tovaglia dell'altare, la stessa cosa, e i simboli variavano a secondo appunto della cerimonia che veniva eseguita. Una luce veniva posta sull'altare e anche l'incenso non era lasciato al caso, era solitamente una miscela d'erbe, resine e altri tipi di incensi, ad esempio frankincense, che venivano bruciati a seconda del rituale, anche questo. C'erano poi gli ufficiali, appunto, che si sedevano in fila all'estremità orientale della sala, scusate, e gli altri ufficiali, degli altri ufficiali che erano canale per le forze cosmiche, che ovviamente con cui si doveva lavorare al momento. Entrando nella stanza, quindi nel tempio, nella loggia, si apriva la cerimonia camminando intorno alla stanza e mantenendo, formando un cerchio, quel cerchio di protezione di cui si parlava prima.
con un canto o invocando dei nomi di potere. Questo assolutamente in forma basica. E questo era fatto con l'intento di costruire una forza psichica, ovviamente come un muro, tipico cerchio magico. Prima di tutto questo, lei aveva una stanza che chiamava la Robin Room Mistress, che era una come se fosse uno spogliatoio, diciamo così, proprio per ridurlo ai minimi termini. E la vestizione delle persone prima di entrare nella loggia era fatta in quella stanza, era fatta nel più completo silenzio, sotto la veste che noi chiamiamo robe non si poteva assolutamente mantenere nessun vestito che si aveva quando si è approdati alla loggia, poiché ogni vestito era la veste dell'esterno, rappresentava quella persona che noi siamo al di fuori del tempio e quindi manteneva le nostre memorie esterne. Allora, i 10 minuti si passavano nella vestizione in assoluto silenzio e meditazione, dopodiché si poteva entrare nella loggia, ovviamente praticando il rituale di accesso alla loggia, e poi seguivano appunto gli altri lavori. Questo per dire di quanto era importante l'entrata al tempio, la modalità con cui si aveva accesso non solo al tempio, ma anche al lavoro, ai piani interiori, ecco. E c'era una sacralità che era assolutamente, come dire, incredibile, ecco, non era possibile andare venirne a meno, mentre purtroppo, questo lo dico ahimè mio malgrado, oggigiorno vedo parecchi rituali praticati, parecchia magia praticata in forma direi assolutamente dissacrante. O appunto persone che leggono il libro e pretendono di accedere all'ambiente magico. Ecco, io seguendo la strada di Dion Fortune ovviamente mi attengo a quello che era praticato all'epoca e tendo sempre a risalire alla fonte, poiché è lì che si trova l'assoluta verità. Poi ovviamente lo dobbiamo adeguare al periodo che stiamo vivendo. Come detto prima, ad esempio, in questo periodo vanno benissimo le meditazioni che sono scritte nelle lettere che lei inviava ai suoi adepti durante la guerra, aggiungendo o togliendo qualcosa a seconda del periodo. Ovviamente tutto questo è fatto, lo faccio con i miei studenti, sempre valutando in connessione con i piani interiori e con i maestri ascesi. Questo deve essere chiaro, non basta il libro, è assolutamente indispensabile studiare con il sé inferiore, quindi la mente razionale, ma assolutamente non basta, bisogna operare per comprendere, per essere la manifestazione che si vuole essere. La cosa che Dion Fortune ad esempio diceva spesso e cita molto anche nella sua opera La Cabala Mistica è che noi non possiamo parlare di una manifestazione se non siamo la manifestazione, e quindi se io parlerò di Malkuth, devo essere Malkuth. Se non sono Malkuth, non comprenderò Malkuth, non potrò leggere di Malkuth, delle sue corrispondenze potrò avere 200 libri, ma farò riferimento sempre solo alla teoria, non andrò in profondità. Quindi per essere una manifestazione io devo essere la manifestazione. Questo è veramente molto importante, di qua credo che non mi allontanerò assolutamente secondo i principi di Dion Fortune, insomma. Bene, allora penso che siamo arrivati alla conclusione per questa sera.
Sì. Eh sì, perché appunto ci sarebbero tante altre cose da dire, però a questo punto penso che faremo delle altre puntate in cui approfondire magari alcuni aspetti, come ad esempio queste entità non umane, oppure la battaglia, queste lotte tra il bene e il male, e poi anche la differenza tra magia bianca e magia nera. Insomma, sarebbero tanti gli argomenti da trattare. Però sì, magari in futuro faremo altre puntate. Sì, sì, un po' alla volta. Sono assolutamente a disposizione. Sono convinta che fornire questo tipo di comprensione sia assolutamente utile, per cui contate pure su di me, insomma. Bene. Ok. Noi ti ringraziamo tanto. Grazie a voi. Diamo anche, Silvia, eventuali contatti, cioè che ne so, siti internet oppure Facebook, anche il riferimento di nuovo alla casa editrice, alla tua casa editrice, quella che pubblica i tuoi libri. Insomma, diamo queste ultime indicazioni, questi ultimi riferimenti, sì, tecnici, ecco. Va bene, allora sì, la casa editrice con cui collaboro in questo momento è la Psiche 2, con loro ho tradotto La formazione e il lavoro di un iniziato, La cabala mistica, uscirà a giugno La dottrina cosmica, e prossimamente, quindi in formazione, è il Mystical Meditation, sempre di Dion Fortune. Ho scritto il commentario alla cabala mistica, e il prossimo che sto mettendo insieme come appunti, appena il virus me lo concede, tornerò a Glastonbury appunto per terminarne un po' il concetto fondamentale, sono i sentieri della cabala, che, come dicevo prima, non ha quel libro che non ha terminato Dion Fortune. Non ho un sito internet, perché credo che chiunque voglia accedere al percorso debba arrivarci in un modo o nell'altro, quindi se volete contattarmi sono assolutamente disponibile a rispondere a tutte le domande. Su Facebook mi trovate come Silvia Pepe, abbiamo un gruppo che è il Tempio di Dion Fortune, a cui si può fare riferimento, e in cui tutti i giorni pubblico cito, diciamo, qualche frase tratta dai suoi libri, e per il resto appunto posso lasciare la mia email, che è silvia.innerlight@gmail.com, nel caso voleste contattarmi per qualsiasi domanda o approfondimento, ecco. Bene, Silvia, allora noi ti salutiamo, ti auguriamo buonanotte. Grazie anche a voi. Ciao Silvia, è stata una bellissima puntata. Grazie tanto anche a voi, arrivederci presto, vi abbraccio forte. Grazie. Ciao, un abbraccio a te. Ciao, ciao, ciao. Allora, saluto chiaramente anche Stefania, come sempre, in chiusura. Buonanotte anche a te, Stefania. Sì, io volevo soltanto dire un'ultima cosa. Vai, vai, scusa. No, perché qualcuno si chiederà perché non c'è Gigi Moncalvo, perché ormai sì, è già da tre settimane, sì, questa forse sì, questa è la quarta puntata che lui, o la terza o la quarta, adesso non ricordo bene, e diciamo che ha voluto prendersi una pausa almeno per adesso, naturalmente speriamo che torni presto, perché io perlomeno, ma penso che anche molti ascoltatori sentano la sua mancanza, la mancanza di questa sua voce controcorrente. Poi speriamo, tra l'altro, che gliel'abbiamo pure detto personalmente, perché l'abbiamo chiamato, insomma. Vai, vai, Stefania, sì, scusa. Sì.
Ma d'altra parte il periodo che l'abbiamo detto tante volte anche nelle scorse puntate, il periodo che stiamo affrontando è un po' particolare, quindi lui per adesso ha deciso così, e, però speriamo che torni presto, perché veramente c'è bisogno del suo apporto, sia in questa trasmissione che proprio in generale nel mondo dell'informazione. Sì. Infatti, anche perché, ecco, perché queste voci ce ne sono sempre di meno, e poi specialmente, diciamo, di giornalisti che hanno anche una storia, insomma, e quindi hanno molta esperienza e sanno anche ben discernere, diciamo, nelle notizie, diciamo, le notizie e nelle notizie. Io l'ho sentito la settimana scorsa, insomma, comunque vi assicuro che sta bene, insomma, quindi questo è importante, e gli ho detto, insomma, come Stefani, appunto, gli ha detto, insomma, che manca un po' a tutti, insomma, però speriamo che ritorni presto, insomma, sperando, insomma, anche che tutta la situazione cambi un po'. Sì, nel frattempo chi volesse, chi è su Facebook, comunque può seguirlo sulla sua pagina, perché lui comunque continua a pubblicare alcuni post sulla sua pagina, diciamo che quasi tutti i giorni pubblica qualcosa sulla sua pagina Facebook, quindi eventualmente chi vuole può seguirlo lì, anche se non è la stessa cosa, quindi no, non è la stessa cosa, però magari possono anche magari scrivergli un commento dicendo che facendogli presente, insomma, che manca, sì. perché anche se c'è, no, anche perché se c'è questa vicinanza da parte degli ascoltatori, che noi sappiamo che c'è, perché giustamente ce lo chiedete sempre, insomma, se c'è o meno, per cui magari, ecco, se vi fate anche sentire direttamente, insomma, non sarebbe male. A noi farebbe molto piacere, insomma. Va bene, allora, detto questo, possiamo anche salutarci, insomma, e darci la buonanotte, anche se io comunque volevo, prima di annunciarvi il brano di chiusura, volevo leggervi una frase di un altro grandissimo maestro che c'è stato il secolo scorso, e parlo di Omram Mikhail Ivanov. C'è questa frase, io ve la leggo molto volentieri, diciamo, è un pezzetto non troppo lungo, però vi invito a riflettere, diciamo, su queste parole, che sono veramente attuali, secondo me. E lui diceva questo. Diceva: certe persone audaci contano sulla paura che ispirano agli altri per poter realizzare i propri progetti. Ecco perché gli audaci apprezzano molto i paurosi. Questi ultimi non saranno per loro sicuramente di alcun aiuto nelle imprese rischiose o malvagie, ma almeno non li disturberanno, visto che si faranno prudentemente da parte al loro passaggio. Il cielo invece non apprezza i paurosi, perché sono simili a brocche rotte che non trattengono nulla. Di fronte alle difficoltà e agli ostacoli dimenticano il proprio credo e sono capaci delle più grandi vigliaccherie. Il cielo cerca esseri audaci, intrepidi, esseri che una volta incontrata la luce si mettono al suo servizio e fanno fronte a tutti gli ostacoli che possono presentarsi sia all'esterno sia dentro di sé. Con questo io vi lascio, vi do appuntamento come sempre, insomma, giovedì prossimo, e vi lascio con questo bel pezzo degli Yes che si chiama Onward. Buonanotte a tutti.